Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuta Lucia Ercoli, responsabile sanitaria dell'Istituto di Medicina Solidale Onlus. Provo a spiegare io che cos'è questa Onlus di cui sei responsabile sanitario. Insomma, voi siete medici sostanzialmente oppure infermieri, tu sei medico, e curate le malattie legate in qualche modo alla povertà o comunque le malattie di chi non riesce per tanti motivi, spesso legati alla povertà, ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi giri nelle periferie con un camper, avete anche sotto il colonnato di San Pietro un ambulatorio. Ho detto tutto, più o meno? Sì. Tra l'altro voi non vi accontentate solo di questo, ultimamente state dando anche un tipo di assistenza diversa, avete fondato l'Osservatorio Fonte di Ismaele. Che cos'è? L'Osservatorio è nato dalla nostra esperienza sui bambini, sulla sofferenza dei bambini, che stavamo proprio rivedendo ieri i dati dei bambini arruolati nel 2018, circa 400, le cui famiglie hanno dichiarato un ISEE nel 75% dei casi inferiore a 1.000 euro l'anno. Quindi parliamo dei bambini in una fascia di miseria, che non accedono alle cure, ma non accedono all'infanzia. Questo servizio ai bambini... 400 bambini che voi avete seguito solo a Roma? No. Che abbiamo seguito a Roma e che in parte abbiamo reclutato proprio grazie al poliambulatorio. Che significa reclutato? Reclutato, noi li andiamo a cercare. Mm. Andiamo in queste che definiamo le periferie nascoste della città, col poliambulatorio mobile del Santo Padre, che abbiamo avuto, no, grazie anche alla interposizione dell'elemosineria, anzi diciamo solo grazie a Padre Corrad. Padre Corrad, il Cardinale Krajewski, se ne è parlato tanto, sì, di lui nell'ultima settimana, lo faremo anche noi per aver riallacciato la corrente al palazzo ex Impdap vicino alla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, non lontano dalla stazione Termini, dove appunto vivono 450 persone, di cui 98 minori. Ecco, appunto, noi andiamo con il camper, entriamo all'interno di questi luoghi che sono abbastanza chiusi e che per una serie di ragioni purtroppo anche determinate dalla legge, cioè le persone che vivono all'interno non hanno residenza e non riescono ad accedere al Sistema Sanitario Nazionale. Allora noi che cosa facciamo? Stiamo lì per un po' di tempo con loro, li conosciamo, cerchiamo di capire il bisogno di salute e poi diciamo li reclutiamo, nel senso che diamo come riferimento loro gli ambulatori di strada che abbiamo per la città e con i nostri pediatri li seguiamo. Poi nei casi più estremi... Quindi fate quello che facciamo noi genitori quando andiamo all'ufficio della ASL per iscrivere il bambino nato dal pediatra. Noi li andiamo a cercare e poi li portiamo con noi. Li portate dentro il sistema. Esatto, ma la situazione secondo me ormai era così grave, questo l'abbiamo condiviso tanto col Vescovo Paolo Lo Iudice, che adesso è stato nominato dal Santo Padre Arcivescovo Metropolita di Siena. Mentre fino a qualche settimana fa era uno degli ausiliari di Roma. Esatto, e insieme a Monsignor Pierpaolo Felicolo, che è direttore di Migrantes. E la nostra preoccupazione è stata questa: dobbiamo dare voce ai bambini. Al di là dei bambini nelle periferie nascoste, il bambino non viene considerato normalmente una persona a cui dare voce. E questo, come medico, come donna, ma soprattutto come credente, mi interpella fortemente. Ma perché? Perché per me, come credente, il bambino è il segno proprio della presenza reale di Gesù, così nelle nostre strade, nei nostri giorni. Quando Gesù, sulla discussione chi è il più grande, prende il bambino, lo mette al centro e dice: chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, vuol dire che nel bambino c'è lui. Ecco, questo secondo me noi lo dovremmo avere molto presente come comunità dei credenti, sostenere tanto che la voce dei bambini sia ascoltata, no? E non calpestata o addirittura messa a tacere. Senti, oggi il Papa ha incontrato i partecipanti al capitolo generale della Società delle Missioni Africane
e ha detto qualcosa che credo che abbia molto a che fare con la tua storia, col tuo modo di leggere e di vivere il Vangelo. Ha parlato della evangelizzazione fatta dai gesti. Ascoltiamo il Papa di oggi. L'evangelizzazione, in effetti, è sempre fatta da una comunità che agisce mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri. Accorcia le distanze, si abbassa fino all'umiliazione se è necessario e assume la vita umana toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Perché la scelta per gli ultimi, per quelli che la società rifiuta e mette da parte, è un segno che manifesta concretamente la presenza e la sollecitudine del Cristo misericordioso. Così, spinti dallo Spirito, potete essere servitori di una cultura del dialogo e dell'incontro, che si prende cura dei piccoli, dei poveri, per contribuire all'avvento di una vera fraternità umana. A proposito di evangelizzare con i gesti, tu parlavamo prima di Monsignor Krajewski, il Cardinal Krajewski, Don Corrado, le limosignore del Papa, sempre la stessa persona, che nella notte tra sabato e domenica scorso ha riallacciato lui stesso, scendendo nel tombino dove ci sono, dove c'è la centralina che dava il collegamento con la rete elettrica al palazzo, dove vivono 450 persone che erano da quasi una settimana rimaste al buio. Se ne è parlato tanto, io vorrei parlarne in maniera un po' diversa qui, cioè parlarne proprio dal punto di vista evangelico. Che gesto è, secondo te, questo? Che ha a che fare con il Vangelo? Allora, ritornando a quello che ho detto prima, io ci ho pensato tanto a questo e mi sono chiesta, ma se noi come credenti avessimo saputo che Gesù bambino era in quel palazzo, da solo, al buio, impaurito, infreddolito, senza la possibilità di avere un bicchiere di latte caldo, ma non l'avremmo riattaccata la luce? Per Gesù non l'avremmo riattaccata? Io credo che sia questa la chiave di lettura del gesto. Lui l'ha detto, ha detto l'ho fatto per i bambini. Ma non soltanto come un atto, diciamo così, umanitario, che già di per sé sarebbe grandissimo. Io credo che in lui si sia fatta presente questa voce. E assumendosi la responsabilità del gesto, io ho pensato a quando Gesù guariva di sabato. La restituzione della vista, quindi della luce, al cieco nato. Dov'era la reazione? Perché tutta quell'aggressività? Perché quell'odio a Gesù? Perché non andavano a guardare che aveva restituito la luce a una persona condannata al buio dalla malattia, ma che l'aveva fatto di sabato. Quindi rompere, no, questa sicurezza che la norma dà, che i nostri piccoli regolamenti quotidiani danno, è chiaro, diventa una provocazione. Però la provocazione è legata a che cosa noi leggiamo nei piccoli. Se nei piccoli noi leggiamo la presenza di Gesù e ci abbassiamo per servirlo, è qualsiasi gesto d'amore verso di lui ha di per sé il suo significato, e uno non mette una misura nell'amore, perché se uno mette una misura nell'amore, l'amore è già finito, concluso. E il rapporto con la legge invece, cioè il fatto, dobbiamo considerare, si può trarre una regola da questo gesto di Krajewski nel rapporto tra l'amore e la legge? Beh, è quello che dice Gesù. Non è l'uomo fatto per la legge, ma la legge è fatta per l'uomo. Quindi la legge dovrebbe essere a servizio dell'uomo, ma per promuovere che cosa? Le regole? La giustizia.
Lasciare 98 bambini per una settimana al buio è un atto fortemente ingiusto, direi quasi disumano. Perché il buio è la paura più grande dei bambini. E quindi la legge dovrebbe intervenire per rimuovere questa sofferenza. Questo è il senso della legge, rimuovere la condizione di sofferenza, che poi diciamo è una sofferenza di molto, molto di più, direi che è quasi un maltrattamento psicofisico. I bambini erano prostrati. Ecco, la legge deve fare questo, deve rimuovere questo stato. Cioè, anche dal punto di vista della legge c'erano dei diritti in ballo ancora più grandi. Assolutamente, rispetto sì. A quello della, diciamo, della legalità, della regolarità del pagamento di fornitura elettrica, di tutte queste cose qua. Assolutamente sì, altrimenti noi facciamo coincidere l'indigenza con una categoria, diciamo, al di fuori della legge, no? No, non è possibile così. La legge è a servizio dei più deboli e gli indigenti sono i più deboli. Se un bambino è indigente, al buio, è in una situazione di grave violazione dei suoi diritti fondamentali, la legge deve rispondere a questo. Senti, torniamo alla giornata di oggi di Papa Francesco, che ha detto, ha incontrato tra l'altro proprio degli operatori sanitari, l'Associazione Cattolica Operatori Sanitari, e ancora una volta ha detto una cosa che ha a che fare con il discorso che stiamo facendo oggi e con la tua vita di medico, di operatore sanitario. Ha detto che occorre farsi compagni di viaggio degli ammalati in particolare, ma ascoltiamolo. Farsi compagni di viaggio di chi sta accanto, in particolare degli ultimi, dei più dimenticati, degli esclusi. Questo è il miglior modo per comprendere a fondo e con verità le diverse situazioni e il bene morale che vi è implicato. Proprio lo sforzo di trattare i malati come persone e non come numeri deve essere compiuto nel nostro tempo e tenendo conto la forma che il sistema sanitario ha progressivamente assunto. La sua aziendalizzazione, che ha posto in primo piano l'esigenza di riduzione dei costi e razionalizzazione dei servizi, ha mutato a fondo l'approccio alla malattia e al malato stesso, con una preferenza per l'efficienza che non di rado ha posto in secondo piano l'attenzione alla persona, la quale ha l'esigenza di essere capita, ascoltata, accompagnata, tanto quanto ha bisogno di una corretta diagnosi e di una cura efficace. Sai che ho la sensazione che davanti al medico alla fine siamo un po' tutti poveri, non necessariamente per le parcelle che ci vengono richieste, lì siamo evidentemente diversi nelle possibilità, ma siamo poveri perché siamo con la nostra fragilità, con la nostra malattia. E l'esperienza più brutta che anche mi è direttamente capitata di fare, o dal medico del sistema sanitario o da quello privato, è sempre di essere trattato in maniera spersonalizzata, che può essere un numero nel caso del sistema sanitario o un cliente dal punto di vista del privato. E il Papa indica una strada diversa, ed è una strada che voi insieme di Medicina Solidale, insieme, tu sei anche, insegni al Roma 3, insegni malattie, insegni malattie infettive e porti gli studenti col camper in giro. Quindi mi pare di capire che fai un lavoro educativo da questo punto di vista per vivere una vocazione all'essere medico diversa, una vocazione che ti fa incontrare il tuo paziente, la persona che curi. Beh, gli studenti sono molto contenti di venire con noi, ce lo chiedono, abbiamo tante, tante richieste. E certamente noi facciamo una medicina
molto essenziale. Noi la chiamiamo medicina di strada e ci rivolgiamo soprattutto a quelli diciamo colpiti da malattie legate all'indigenza, legate alla povertà. L'accompagnamento e l'incontro e l'accoglienza e l'ascolto di queste persone è indispensabile, innanzitutto per non farle sentire respinte, no? Molte volte vengono da noi con delle piaghe maleodoranti, che non si sono lavati, ecco, diciamo, e questo potrebbe creare un senso di rifiuto, per cui è proprio necessario invece un mettersi lì e superare quello che è l'istinto del respingimento, aprendosi invece ad un'accoglienza che permette di vedere sotto la piaga, sotto il maleodore, la persona, l'essere umano. Però anche qui, secondo me, si può parlare di umanizzazione della medicina, ma è un valore che comunque noi la vogliamo girare, deriva dal valore cristiano. È Gesù che ci porta a scoprire nell'altro un fratello, una persona a cui farsi accanto, perché per il mondo questo non esiste e noi dobbiamo avere il coraggio di dirlo e sentire la nostra responsabilità come sale, come lievito, non perché uno debba andare lì e dire io sono meglio di te, no? Ma mettersi all'interno della pasta per farla fermentare, o della minestra, come dice Papa Francesco, per dargli sapore. Perché l'umanizzazione deriva soltanto se per me l'altro è un valore, altrimenti per me che cos'è l'altro? Moneta? Successo? Affermazione della mia potenza? Soltanto nel Vangelo c'è la chiave per non cadere in questa tentazione. Torniamo tra pochissimo, una breve pausa, poi voglio sentire ancora e capire bene questa storia di Don Corrado. A tra poco. Quante guarigioni possiamo compiere e trasmettere imparando questo linguaggio del contatto. Di nuovo in diretta con noi oggi c'è Lucia Ercoli, responsabile dell'Istituto di Medicina Solidale Onlus. Oggi insieme a Lucia, a partire dalle parole del Papa pronunciate oggi, ci siamo interrogati molto sul significato dei gesti che parlano di Vangelo. Ci siamo fatti interrogare anche dalla cronaca dell'amico di Lucia, Don Corrado, delle limosiniere di Papa Francesco, del suo gesto che ha fatto discutere e che ha fatto del bene a 450 persone rimaste senza luce in un palazzo occupato di Roma. E continuiamo a riflettere sulla carità ascoltando quello che il Papa ha detto qualche anno fa al collegio cardinalizio. La carità non può essere neutra, asettica, indifferente, tiepida o imparziale. La carità contagia, appassiona, rischia e coinvolge, perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. La carità è creativa nel trovare il linguaggio giusto per comunicare con tutti coloro che vengono ritenuti inguaribili e quindi intoccabili. Questo trovare il linguaggio giusto. Il contatto è il vero linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo che ha trasmesso al lebbroso la guarigione. Quante guarigioni possiamo compiere e trasmettere imparando questo linguaggio del contatto. Era un lebbroso ed è diventato annunciatore dell'amore di Dio, dice il Vangelo. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto. Mi pare che siano parole che in qualche modo ci spieghino il gesto di Krajewski, cui tu peraltro hai quasi assistito in diretta, almeno in parte.
Sì, io ero lì, diciamo, ero stata la mattina perché mi avevano chiamato che c'era una donna che aveva da poco appreso la notizia della morte del figlio in Africa. E quando sono entrata mi hanno accolto le grida, diciamo, di questa donna che era veramente inconsolabile. Poi mi sono venuti incontro i bambini e per fargli superare la paura gli ho detto che questa cosa del buio era un gioco. Ci siamo inventati una sorta di caccia al tesoro al buio per sdrammatizzare un po'. Poi sono andata dalla signora, ho parlato con lei, ci siamo abbracciati a lungo. Il suo problema è di non avere i soldi per la sepoltura del figlio. Perché poi è questa la quotidianità di queste persone. E gli ho promesso che sarei tornata nel pomeriggio, perché pensavo di fare una piccola colletta per aiutarla. Quando sono tornata il pomeriggio, mentre parlavo con sorella Adriana, che poi è lei l'anima di questa realtà, lei ha cercato con tutta se stessa di creare quantomeno una piccola comunità, una piccola comunione all'interno del palazzo, che non è per niente facile perché ci sono etnie diverse, italiani, insomma non è facile. Mentre parlavo con lei ha chiamato padre Corrado, che diceva che sarebbe arrivato da lì a poco e per portare degli aiuti. Infatti dopo un po' lui è arrivato, aveva portato del cibo, le coperte, perché faceva freddo, insomma, e ha chiesto se fosse tornata appunto l'energia elettrica, perché poi in tutta questa settimana lui aveva tentato di un dialogo con le istituzioni, facendo presente la gravità della situazione all'interno del palazzo. Risposta zero. Dopo una settimana con le persone anziane che non potevano più uscire dalle stanze, quelli che avevano i macchinari per la respirazione che non avevano più a disposizione questo, bambini in situazione di gravità, insomma, è stato dato un tempo abbastanza lungo, 7 giorni di buio per avere una risposta. Quale? Niente. E poi c'è stato il gesto, ma secondo te noi cristiani abbiamo un'idea, per dirla con le parole del Papa, un po' neutrale, un po' asettica della carità, un po' la confondiamo con le buone maniere? Un pochino sì, perché forse abbiamo paura di entrare in quello che è il mistero pasquale. Gesù è morto per testimoniare questo amore del Padre. E non è morto, è stato ucciso, violentemente ucciso. E questo a noi ci spaventa. Però soltanto confrontandoci con questa passione, con questa morte, con questo donarsi totalmente a noi e al Padre, che noi possiamo rimetterci in discussione e superare la paura. Solo attraverso la Pasqua di Gesù noi capiremo che cos'è davvero la carità. Mi ha colpito molto quello che ha detto un professore di filosofia, mio amico Giovanni Grandi, che è stato anche ospite di questa trasmissione. Ha detto che i gesti, come appunto il gesto di padre Corrado, sono gesti che ci parlano di Dio, nella misura in cui l'amore, la carità non viene data per meriti, non viene fatta, ma Dio ci ama a prescindere dalla nostra fedeltà. Non probabilmente, come dire, se uno vuole ragionare in questi termini, non tutti, ed è stato un discorso fatto in questi giorni, non tutti meritavano di avere la corrente riallacciata, ma i gesti che parlano di Dio non passano attraverso queste categorie della meritocratiche, diciamo. Neanche così. Noi meritiamo che Dio ci vuole bene, perché chi lo merita questo? Però Dio è un padre. Però noi quando facciamo carità pretendiamo che il destinatario lo meriti. È questo vero. Sì. È verissimo, ma perché non abbiamo scoperto che Dio è un padre e che ci ha amati per primi e che ci ha consegnato suo figlio. Se noi preghiamo davanti a Gesù Eucaristia e meditiamo profondamente questo mistero, scoprendo la gratuità dell'amore, io credo che
saremo capaci pian piano anche noi di aprirci alla gratuità verso gli altri. Grazie davvero Lucia Ercoli, andiamo al rosario ascoltando le parole che il Papa ha detto sempre al capitolo generale delle società delle missioni africane. Tra loro c'era anche padre Pierluigi Maccalli, rapito diversi mesi fa in Niger, e pensando a padre Pierluigi che andiamo al rosario. Noi ci rivediamo lunedì, ma ci rivediamo lunedì alle 4 del pomeriggio, perché seguiremo il discorso che Papa Francesco farà all'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Dunque appuntamento straordinario lunedì alle 4. Buona domenica. Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Maccalli, rapito da parecchi mesi in Niger, di assicurare la sollecitudine e l'attenzione della Santa Sede riguardo a questa preoccupazione situazione.